professore di religione, professore di spagnolo. Ehi, ma quello non è il professore di inglese? Sì, Joseph. Aspettando un secondo, vi libero io. Meno male che c'è il professore di spagnolo. Ah. Sì. Sei bravo. Lo so, lo so. E vedi? Sì. La divina provvidenza ci ha accontentati. Ci penso io. Ah. È stato il Signore. La mia testa! Professoressa, sia attenta! Non si preoccupi, sono ancora giovane! Allora, andiamo! Tu avessi rubato il manifesto del mastrico della scuola! What's your problem? Vuoi essere lasciato qui? No, vabbè, andiamo, andiamo! Che okay, no! Allora, possiamo andare! Via del scampo. Non avete via d'uscita, questa è l'unica. Adesso ci penserò io a voi. Vabbè, stai chiamando la polizia? Sì, sono qui. Vacanza e il capitano mi ha chiamato. Zitto, non sente i comandi del capitano. Scusa. Sicuramente, giusto? Ovvio. Ecco, lo vuole leggere, prego. Lasciamo stare. Lo leggerà in carcere. Ganci, mucciacci, arrestato. No, guarda, non avete una... C'è una legge che vieta di mandare in arresto? Non c'è nessuna legge, stia in silenzio. No! Hai il diritto di avere un avvocato. No! Non avete il diritto! No, lasciatela scappare! Ah! No! No! Basta con tutta questa violenza! Professoressa d'italiano, lei è ancora giovane, perché fa così? Io non sono una persona cattiva, io non volevo farlo, io sono innamorata del professore di spagnolo. Ma guarda, il Signore dice, ama il prossimo tu come te stesso. E poi il decimo comandamento dice, non mi ricordo cosa diceva. Diceva non desiderare la donna altrui, certo in questo caso un maschio, però deve capire allora. Oh, grazie professoressa. Lei mi ha cambiato la vita. Adesso potrò andare in prigione felicemente. Oh. Comunque lei è una brava persona e non penso che i suoi omicidi sono stati fatti del male. Il Signore guiderà te e sempre ti guiderà in prigione.
Adesso alzati, forza. Andiamo. Ogni venerdì verrò in prigione da me a fare la Via Crucis, vero? Cammina. Cammina, ho detto. Ma guarda, mi dispiace per i professori. Ho detto cammina. Oh, ma che carino quello lì. Ho detto cammina. È un ragazzo molto carino. Ma chi, io? Giorgio, sveglia, sto morendo. No! Sono ferito! No! I'm dying! Oh. Help me! Mio amico! Credo che sta arrivando la mia fine. No. Chiama my brother da parte mia. Dì a mio padre che l'ho sempre voluta bene. No. Comunque, rimarrai sempre tu. È il maschio della... Sì. Ma quello era normale. No! No, Joseph! No! Mio amico. È morto. Carissimi fratelli, sto facendo questa lezione all'aperto per guardare la natura, per vedere come ci parla attraverso noi, come la figura eterna interagisce fra di noi. Il tema principale che volevo spiegare a ognuno di voi è l'amicizia, è qualcosa che ci collega a ognuno di noi ed è qualcosa di davvero speciale. Ecco perché oggi ho portato due carissimi amici. Mm-hmm.
Ok, grazie. Ma io veramente mi stavo divertendo, chi è sto fatto, professoressa? Senta, a me mi pare che sta guardando a lei, quindi sì, sì, a lei. No, tutta questa pelicula. Chi è? Bello il mio pezzo forte, giusto? C'è questo. So io è il más figo delle scuole. Possa guardarci su coppa? Dottore! More figo? Rest me! Because I am sacrificat for you! Sì. Perciò sono il más figo delle scuole! Signori, attenti, dai, le puntate sono aperte! No, 5-1 per Joseph! 5-1 per Joseph! Vai! Vai! Sì. A little less fight, a little less fight, a little less fight.